mamma mi diceva sempre che la nonna era al sicuro nell'armadio e che al lupo piaceva indossare vestiti da donna. Ma invece... Se l'hai mangiata come se fosse un pasticcino alla crema? È una storia terribile. Magari la nonna se lo meritava. Pensa a quante donne psycho ci sono in questo libro. Distribuiscono mele avvelenate, costruiscono case fatte di dolci per attirarti, ma poi capisci che sei tu il vero dessert. Non ti sto aiutando, vero? Johnny, devi assolutamente dormire. Il tuo cervello ne ha bisogno. Ma tutte le volte che ci provo sogno quel lupo che mi mangia. Scusa la franchezza, ma adesso che sei grande devi sapere che le fiabe non sono soltanto delle storielle, bensì avvertimenti sui pericoli della vita reale. Potete fare qualcosa per questi incubi, così che Johnny e soprattutto io possiamo finalmente dormire in pace? Beh, il suo inconscio è in uno stato di ansia eccessiva che sta alimentando gli incubi. Ma grazie alla nostra invenzione creeremo un sogno in cui Johnny possa affrontare e sconfiggere il lupo cattivo. Così il tuo cervello si libererà dallo stress notturno e tornerai